È un mondo quasi radicalmente diverso da quello precedente. La globalizzazione, insomma, è un'autentica rivoluzione che fa di una percezione diversa del mondo che ci circonda il fulcro della nostra esperienza. Il nuovo rapporto con il tempo e con lo spazio, l'accesso diretto generalizzato a ogni fonte di informazione e la preminenza delle dimensioni globali hanno già posto sfide drammatiche al sapere e alla convivenza civile e al potere. Con questa recente e radicale ondata di innovazioni raggiunge un culmine il processo di incivilimento che già Carlo Cattaneo aveva con grande lungimiranza visto e descritto oltre un secolo e mezzo fa. Egli infatti, osservando l'impatto non solo economico, ma anche sociale e culturale dell'ondata di progressi materiali del suo tempo, dalla macchina a vapore alla meccanizzazione dei telai, fu tra i primi a rilevare il ruolo centrale dell'intelligenza creativa nel processo economico e quindi a comprendere quanto la tecnica e la sua applicazione intelligente, ossia l'innovazione, stessero diventando un motore primario della storia. Alla luce di quanto vediamo accadere oggi, l'affermazione di Cattaneo sull'intelligenza come fattore di sviluppo si conferma, ma apre anche a nuove e inattese sfide. Se infatti l'innovazione è la capacità di realizzare l'improbabile, non l'impossibile, no? Oggi promuovere l'innovazione responsabile, che è la mission della Fondazione Giannino Bassetti che pure presiedo, diventa una sfida sempre più necessaria, ma anche sempre più impegnativa. Associare all'innovazione una responsabilità presuppone infatti una capacità di prevedere proporzionata alla rilevanza delle poste in gioco, il che invece è sempre più difficile. Come giustamente osserva il vostro concittadino Emanuele Severino, siamo in una situazione in cui la tecnoscienza, ossia la scienza applicata alla tecnica, sfida tanto le prassi dell'agire economico quanto quelle dell'agire politico. È uno scenario caratterizzato da due dimensioni, da due dinamiche: l'innovazione come causa agente e il potere come causa recipiente e storicizzante. Il potere è chiamato cioè a rispondere a tale sfida, creando nuove forme di organizzazione e nuove istituzioni. L'esito di questa somma di innovazioni è una nuova dialettica tra locale e globale, pervasiva come mai prima, sotto la spinta di nuovi fattori propulsivi, di nuovi drivers, come dicono gli americani, sia il locale che il globale si trasformano. Pensiamo nella nostra regione a quello che ha fatto il Frecciarossa, trasformando i rapporti tra una città come Milano e Torino e Brescia in una dimensione metropolitana che si accinge a diventare unica e nella linearità dei suoi drivers. Una nuova dialettica segna e condiziona la vita delle persone, delle economie, delle società e delle istituzioni. Indagata dalle scienze sociali e già pensata in misura crescente anche dalle filosofie, questa dialettica esige di venire saldamente messa o rimessa al servizio dell'uomo, pena in caso contrario la caduta in una barbarie e perciò anche un'epoca di marasma economico, paradossalmente provocate non dal declino, bensì dal progresso della scienza e della capacità produttiva. Qui la grande contraddizione: mentre la scienza progredisce, il marasma pure progredisce con essa.